Ragazzi, sono veramente Ragazzi, sono veramente euforico. in segreto. Se tiro i pugni cade la fotocamera, cazzo, non posso. Non posso nemmeno tirare i pugni. Non posso nemmeno tirare i pugni per le cose che leggo, che sono Incredibile. gente complessata che scrive le proprie cose, i propri segreti su un sito che si chiama insegreto.it. E veramente trovate, ragazzi, di quelle cose assurde. Partiamo subito. Partiamo subito. Uomo di 21 anni scrive: questo, ragazzi, questo è vero amore. Vero amore. La mia ragazza non fa i pompini, ma la amo lo stesso. Questa è una dichiarazione d'amore molto più importante di... Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, Dio. L'ho ridetta. Io ti amo. Andiamo avanti. Allora, la mia amica è una ragazza fantastica. Per scoprirlo ci ho messo 6 anni, durante i quali ho avuto due relazioni importanti, ma poi ho capito che lei è la, quindi l'ha scritto in maiuscolo, ragazza. Mi è bastato vedere un altro portarsela via. Da piccola, questa è donna di 17 anni, 17 anni sei già donna, quando andavo al supermercato con mio padre, lui si metteva a scorreggiare sonoramente e dava la colpa a me quando passava qualcuno. Lui pensa che io mi sia dimenticata di tutte le figure di merda. Invece no, stronzo. Uomo di 15 anni. Come uomo di 15? Uomo di 15 anni. Un giorno, in quarta elementare, volevo tornare a casa, allora feci finta di stare vomitando, chiuso in bagno, tra parentesi. Quando rientrai in classe mi venne veramente da vomitare, senza virgole né punti, non si capisce un cazzo. Senza le maiuscole, senza i punti. La prof non mi mandò al bagno perché doveva spiegare una cosa importante, allora gli vomitai in classe. Così impari, prof. Professoressa infame, per te solo le lame. Donna di 17 anni. Da piccola mangiavo le foglie di una pianta per essere un dinosauro della Valle Incantata. Più 132 punti. Allora, adesso il problema è: mangiava le foglie o faceva qualcos'altro? Smoke weed every day. Donna di 22 anni, già è più plausibile chiamarla donna. Vediamo cosa da dire. Ogni sera mi siedo insieme al mio cane, questa c'ha le virgole, quindi già si vede che ha 22 anni. Ogni sera mi siedo insieme al mio cane alla panchina sotto casa del mio vicino mentre sto al telefono con la mia amica a parlare di lui. E fin qui. Tutto ok. Spero sempre di vederlo e quando capita mi guarda e a volte mi saluta sorridendo. Voi direte, ci sta, tra vicini, no? Sai, a volte si odiano, due vicini invece si vogliono bene, vanno d'accordo. Forse sto genio non ha capito che se mi metto lì è perché mi deve scopare come se non ci fosse un domani. È perché mi deve scopare come se non ci fosse un domani.
Cazzo, svegliati. Svegliati, arrivaci, no? Provaci. Provaci, svegliati. Andiamo avanti. Donna di 18 anni. C'è un ragazzo che ci prova con me. Ha solo 6 anni più di me. Cosa vuol dire solo 6 anni più di me? Solo 6 anni più di me. Cioè, tu hai 18 anni, lui ha 24. Che cazzo vuoi, un quarantenne? Solo 6 anni più di me, comunque. E ci prova con lei. Mi vorrebbe portare a letto, ma io lo rifiuto. Ma in realtà, io mi farei trapanare come se non ci fosse un domani. Adesso. Il quesito è, vabbè, sta ragazza ignorante, a prescindere perché dice solo 6 anni più di me, lo rifiuta e si vuol far trapanare. Trapanare è una parola pesante, è una parola che va al di là del sesso normale, eh. Qua si parla proprio di trapanare. Niente ragazzi, per oggi finisce qua il primo episodio con In Segreto. Ne porteremo delle altri, ne porteremo degli altri, perché veramente cose esilaranti, persone complessate, assurdità dal mondo del web, cose incredibili, inimmaginabili all'occhio e alla mente, soprattutto umana. Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi, un saluto da Fan TV.